Daniele, piacere. Lui Emanuele. Allora, per conoscere queste due persone che non conosco, io ho bisogno un po' un attimino di intervistarvi subito, ok? A tutte e due. Partiamo da lei, no, ma anche te, Luciano, eh? Allora, nome, soprannome e luogo di nascita. Luogo di nascita. Sono nata a Carrara. Nome e soprannome? Dell'amico Caterina. Cosa? Soprannome. Luogo di nascita? Montevarchi. Montevarchi, ok. Descriviti con quattro aggettivi. Stronza. No. Come mi descrivi? Poi no, te, descriviti te. Determinata, giusta e umile, perché quando sbaglio dico sbagliato. Giusto, sentiamo Luciano un po'. Quattro aggettivi. Tutto è il contrario di lei. Non è mica male, partiamo da lui. Quanti minuti riesci a correre quando ti alleni? Quanti minuti riesci a correre? Quante ore lo vuoi? Te? Io mamma mia. Corri male, eh? Sei mai rimasto deluso da qualche amicizia? Porca. No. Insomma, vedi, la tua colazione? 3 con 4 biscotti. Una tazza di caffè latte, 2 biscottate, 10 biscotti. Faresti mai impazzire per una donna? Occhio come ti mangi. 49 è abbastanza. E te per un uomo? Fatta. L'ho fatta tutte e due. No, è male. Giusto. Fumi? No. Fumi? La cosa più trasgressiva che hai fatto? Scusate. La cosa più trasgressiva è 50 anni di matrimonio, un uomo nero nudo. Oh, bello. Appunto, è il sogno della tua vita? Questo. L'uomo nero nudo? Pelosa o depilata? Non c'ha più nulla. Maglietta o camicia? Maglietta o camicia? Maglietta o camicia? Pigiama e di peloncino. Simpatia o bellezza? Simpatia. No, lui è anche un bel. Mutandine o perizoma? Niente. Slip o boxe? Boxe. Fatti un'offesa? Sono proprio stronzo. Un'offesa per me? Un'offesa? No. Non lo so. Non lo so, è già un'offesa. Siamo arrivati, eh? La prima persona con cui parla al mattino. Quella di figlia ora. Lui lo interrompo anche in piena notte. Un posto per vivere? La mia casa. Quello sono andato a vedere stasera. Che tu sei andato a vedere stasera? Lustrinanca. La prima cosa che guardi di una donna? La simpatia. E mentre che quello che guardi di un uomo? Soldi. Ci credo, no. Che superpotere vorresti? È un minuto? È una vita per dirlo. Io il superpotere ce l'ho già. Ti sei mai ubriacato? No. Hai mai pensato di cambiare sesso? No. Per l'amor di Dio. Da 0 a 100, quanto conta l'amicizia? Quella vera, sì. Della vostra vita? Quella vera 100. 101. E il denaro? 50. Oh. E il sesso? Quello ormai è con chi? Ma e il lavoro? No, risponde a me. Il tuo porta fortuna? Non c'è.
bella questa cosa, un bel applauso, eh! Io che parlo. Ti hanno mai fatto proposte indecenti? Sì. E noi a questo punto. Vai. Sì. Non ce la vuol dire, eh? Allora, dici, ah, dicela. Ma hanno messo anche degli assegni firmati in bianco. Poi. Un bel applauso, proposte indecenti. Quale? Ho messo in una borsa più del però dovevo vendere tutto loro. Ecco, allora hanno fatto meglio così, un bel applauso, Ci siamo, Perdoneresti mai un tradimento? No! Lui dice dipende, giustamente, No. Quando fu scoperta l'America? Che ne so. No, l'ho detto oggi! Il passato remoto del verbo cucinare? Avevo cucinato. Siete stati sinceri con tutte le risposte. Porca miseria. Sì, salutate in cinese? Allora, in